Ehi là, chi si rivede? Anche oggi in questa nuova emozionante top piena di cose strane dal mondo. E a proposito di mondo, vi piace viaggiare? Beh, allora state attenti a quello che portate, ovviamente. Siete brave persone, quindi sicuramente non commetterete crimini strani, o no? Mi fido, eh? Oggi però andremo a vedere persone che si sono sbizzarrite con ogni genere di cosa da trasportare nelle loro valigie. Se siete già passati anche dalla mia pagina di Top Gaming ufficiale e ovviamente avete lasciato un bel mi piace, cominciamo! Snakes on a Plane. Avete presente quel film di serie B, Snakes on a Plane, con il mitico Samuel L. Jackson? Adoro quella serie trashata al massimo. Sembra che la finzione non sia tanto lontana dalla realtà, però. Un simpaticissimo signore russo è andato a fare una bella vacanza in Germania. Come tutte le persone normali, ha visitato i posti più belli, mangiato del cibo unico del paese e comprato 20 serpenti. Sì, questo non era normalissimo, ma a quanto pare al signore piacevano, ed è riuscito a passare il check-in fino all'aeroporto di Mosca, Sheremetyevo, dove alla fine lo hanno beccato con gli animali dentro la valigia. La cosa più inquietante non è il fatto che ne avesse 20, ma che non è illegale trasportare dei serpenti in aereo. Basta avere i documenti adatti, cosa che il signore non aveva fatto. Infatti, l'unico modo per trasportarli è dimostrare con un certificato che non sono velenosi o pericolosi per l'uomo. Beh, almeno poteva evitare di prenderne così tanti. iPhone. Di storie ne ho sentite, ma a volte gli esseri umani mi sorprendono lo stesso. Prima vi dico una cosa. A quanto pare in Cina vanno forte gli iPhone di contrabbando. Per questo motivo, ogni anno, alcuni cercano di far entrare smartphone comprati dall'estero in modo abbastanza illegale. C'è chi utilizzando intelligenti trucchetti da vero spacciatore, c'è chi invece è il brutto anatroccolo di questa categoria. Un uomo di origini appunto cinesi era andato in vacanza, non so dove, tornando indietro ad Hong Kong, con ben 94 iPhone. Non in valigia, ma attaccati con lo scotch al suo corpo. E sapete come l'hanno scoperto? Per la camminata a pinguino che era costretto a tenere. Sì, ma un pinguino non alla Happy Feet, eh. Dopodiché gli iPhone, che erano il modello 6S... sono stati sequestrati e forse tenuti dalla sicurezza aeroportuale per sempre. Sì, insomma, 94 dipendenti felici e un pinguino tornato in patria senza niente. Palla di cannone. Non soltanto animali o iPhone, la gente si sbizzarrisce sempre con ogni genere di cosa da trasportare. Alcuni sembra lo facciano apposta per testare la qualità della sicurezza di un aeroporto. Comunque sia, un uomo nel 2012 in Florida aveva dentro la sua valigia una palla di cannone. Infatti superava di molto il peso limite ammesso e hanno dovuto vedere cosa c'era all'interno del suo bagaglio. Aveva detto di aver fatto delle immersioni subacquee e aver trovato la palla di cannone messa molto male, quasi per caso. Il problema però è che anche se il proiettile proveniva da una nave del 1700 poteva tranquillamente esplodere. La pericolosità era così alta che hanno dovuto evacuare tutto l'aeroporto e chiamare la squadra artificieri. Alla fine si è dovuto separare dal suo souvenir trovato in fondo al mare, ma ha imparato una lezione cruciale. Infatti era già tanto che non fosse esplosa dentro la valigia. Tarantole. Eh sì, ne abbiamo anche per gli amanti dei ragni. Una coppia tedesca si è divertita moltissimo in una vacanza in Sudafrica. Il sole, il cibo e le tarantole. Sì, anche in questo caso è sempre strana la situazione come per gli altri punti. Mentre tornavano a casa, sono riusciti a passare senza problemi il primo ostacolo, cioè la sicurezza in Africa. Il problema c'è stato quando sono scesi. Durante il controllo aprendo le valigie sono state ritrovate ben 200 tarantole vive dentro buste di plastica. Che si muovevano e forse chiedevano pure aiuto. Ma non solo, c'erano pure cavallette, millepiedi e scarabei dentro una teca di vetro in una valigia da 20 kg e passa. Non si sa cosa volessero fare, forse aprire una serra. Però tutti gli insetti sono stati confiscati e la coppa di coppie più furba del mondo è stata sicuramente vinta da loro. Pesci. Non parliamo del segno zodiacale, anche se sembra si prospetti una bella giornata per i pesci. Comunque una donna australiana aveva deciso nel 2005 di fare un bel viaggetto a Singapore. È rimasta così incantata dal cibo locale che ha deciso, ecco, di portarsi un po' di ingredienti indietro. Infatti, arrivata all'aeroporto di Melbourne, è stata fermata perché gli addetti alla sicurezza avevano sentito un certo, odore di pesce. E perquisendola bene hanno notato che all'interno della gonna aveva 15 sacche piene d'acqua. Con dei pesci tropicali rarissimi a nuotare felici. Circa 51 esseri viventi come non mai, con un valore che si aggirava intorno agli 80.000 euro. Il problema è che entrando nell'ecosistema australiano rischiavano di annientare molte specie di pesci in Australia,
Quindi, signora, anche oggi si contrabbanda domani, era meglio se li cucinava là. Teschio. Sicuramente è molto bello portare un souvenir con sé, una cartolina, una statuetta o una spilla, oppure un bel teschio umano senza mandibola inferiore perfettamente pulito e tirato a lucido, così da attirare l'attenzione di tutti. Sì, beh, diciamo che non l'ho detta nel modo più giusto, quindi ora vi spiego la storia prima che portiate dei teschi di persone a bordo. Un professore tedesco è stato fermato all'aeroporto di Fiumicino in Italia perché aveva un teschio umano nella sua valigia. Non il più sicuro dei souvenir, visto che è stato arrestato per possesso illegale di resti umani. Diceva di averlo comprato in un mercatino a Roma. Cavolo, vendono davvero di tutto là, se la storia è vera. L'aveva pagato 50 euro e l'aveva messo a lucido, togliendo anche la mandibola inferiore per non si sa quale motivo, e voleva assolutamente portarlo a casa in Germania per delle ricerche, ecco, scientifiche, credo. Giustamente è stato fermato e il teschio consegnato alla polizia scientifica. Test di foche. Cavolo, ma cosa ho appena letto? Ma poveri! Un professore di biologia è stato fermato dalla sicurezza aeroportuale nella città di Logan, negli Stati Uniti, perché trasportava delle teste di foca. Ma vi rendete conto? Vere teste di foca dentro la valigia. Sono così carini, perché qualcuno dovrebbe decapitarli? Ha detto di aver trovato nella spiaggia di Rivery delle carcasse di queste foche ormai senza vita. Per questo motivo, pensando ormai non ci fosse nulla di sbagliato, le ha tagliate una a una e messe in valigia. E davvero pensava non ci fosse nulla di sbagliato? Lo hanno fermato immediatamente, multato dapprima con $20,000, e poi forse è andato pure in prigione per un anno. Si è anche giustificato dicendo che non sapeva fosse un reato rimuovere parti del corpo ad animali, eppure penso non ci sia bisogno di una legge per capire una cosa del genere. Insomma, non sapeva il significato di moralità? Cioccolata. Beh, se fosse stata solo semplice cioccolata ci sarebbe stato solo da ridere, ma in questo caso le risate sono più contenute. Un uomo di nome Robert Lopera, cittadino americano, era stato arrestato perché trasportava della droga in modo molto particolare, dentro delle scatolette di Ferrero Rocher. Il problema è che erano troppo pesanti e appena gli era stato chiesto di scartarle ha esitato un attimino prima di farlo. E così alla fine hanno trovato al loro interno ben 17 kg di cocaina, per un valore di $500,000. Il tutto lo aveva preso dalla Colombia, precisamente Medellin. Scommetto che in molti avete già capito tutto. E fermi tutti, piccola pausetta dopo tutte queste figuracce. Chi sa dirmi come si chiamano queste due bambine ormai non più bambine citate in un video precedente? Scriverò un commento sotto il quale potrete rispondere, così potrò vedervi. E se già avete visitato il canale di gaming con tante nuove top, andiamo avanti. Chihuahua. All'aeroporto La Guardia, a New York, uno dei più grandi e famosi, è stato ritrovato un piccolo chihuahua. Oh, ma che cavolo, poverino. Beh dai, non è stata colpa del padrone, non voleva portarlo dietro durante il viaggio. Ma il cane, appena aveva visto che stava preparando le valigie in casa per andarsene, a quanto pare si è infilato di nascosto, rimanendo tra i vestiti buono buono, finché alla fine allo smaltimento bagagli lo hanno sentito abbaiare. Sappiamo benissimo che lì c'è un inferno di valigie lanciate violentemente e se non l'avessero trovato sarebbe stato schiacciato e avrebbe fatto una brutta fine. Per fortuna alla fine si è riunito al padrone tutto contento e speriamo la prossima volta non commetta lo stesso errore. O che il padrone controlli due volte prima di aver messo solo l'intimo e indumenti non viventi all'interno della sua valigia. Cadavere. E arriviamo all'ultimo incredibile punto della classifica, che sembra quasi un punto da film. Non so se lo sapevate, ma sapevatelo assolutamente ora. Trasportare un corpo senza vita in un altro paese per fare il funerale è davvero costoso. E in effetti mi chiedo come mai, ma vabbè. Ed è una pratica molto comune, non vedrete mai una bara però entrare nella stiva per evitare di impanicare qualcuno, ma potreste vedere un cadavere su una sedia a rotelle. Sì, è davvero strano quello che ho detto, ma vi spiego bene. Due donne all'aeroporto John Lennon a Liverpool sono state fermate perché un loro parente molto anziano era sulla sedia a rotelle ed era fin troppo silenzioso. Non rispondeva a nessun comando dei poliziotti della sicurezza e nemmeno riusciva a tenere il collo dritto. Toccandolo hanno capito che era, ecco, un cadavere in realtà. Queste donne erano la moglie e la figliastra di CJ e lo avevano trasportato in aeroporto su una sedia a rotelle con un taxi. Ai controlli si è scoperto che questi era deceduto. Ma pensate che non è una cosa così rara, anzi è molto comune per la sicurezza aeroportuale fermare certi tipi di trasporto speciale, diciamo, perché in tanti non vogliono pagare la tassa di trasporto per i cadaveri.
però cavolo, sulla sedia a rotelle in Bella Vista non mi sembra una buona idea. Con questo concludiamo. Che dire, di persone strane ne esistono tante nel mondo. Se il video vi è piaciuto almeno un pochino, lasciate un bel mi piace e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, ma orario diversissimo. Però sempre verso il pomeriggio, credo.